Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Regione Lombardia per il Terzo Polo. Ho scelto una lista civica, sono appoggiata dal Terzo Polo, ma aperta a tavoli di confronto concreti sulle diverse tematiche di interesse per la Regione. La mia è una lista aperta al confronto e credo che in questo momento gli schemi e le etichette politiche siano superati dalla necessità di misurarsi sui contenuti. Luciano, sul tuo giornale oggi Carlo De Benedetti dice che il PD sbaglia a non aprire una riflessione su Moratti. Letta però su questo punto mi sembra inamovibile. Cosa si gioca esattamente il centrosinistra in questa partita? Sì, naturalmente la situazione è ancora del tutto aperta. De Benedetti, oltre ad aver chiesto questa apertura alla Moratti, ha fatto un'intervista piena di accuse al PD e al fallimento del suo ruolo storico. In questo momento quello che si può dire è che partito di baroni ha perso il popolo, ha conquistato la borghesia ma ha perso il popolo. Sì, ne ha dette di tutti i colori naturalmente, insomma senza lasciar stare nessuna delle accuse che uno può mettere in fila. Naturalmente in Lombardia si gioca intanto la prima partita elettorale importante dopo la vittoria del centrodestra. Si gioca in una regione in cui il centrodestra, ma in particolare la Lega, in questi ultimi anni ha avuto un dominio molto rilevante, un ruolo molto rilevante. Il ragionamento di chi anche nel centrosinistra e nel PD vuole aprire alla Moratti è l'idea di mettere insieme una coalizione competitiva, di provare a fare quello che non è mai riuscito da decenni in Lombardia. Questo ha però un inconveniente, un contraltare immediato. Io credo che il PD è alle prese con una questione rilevante, perché se nel caso decidesse di appoggiare la Moratti in nome di un'alleanza civica è molto probabile che il PD si spaccherebbe e si accelererebbe quello che sta avvenendo anche a livello nazionale, in questo momento si confrontano perlomeno due partiti democratici con due idee. E poi Luciano, non voglio neanche sapere cosa accadrebbe se il PD prendesse la Moratti come sua candidata e poi non vincesse. Beh, questa è naturalmente anche... Se vinci c'è un tema, ma se poi non vinci ce ne sono due di temi, È una possibilità anche non del tuo molto concreta, visto che le distanze nelle elezioni sono circa di 20 punti, quindi non qualcosa da facile da recuperare. Quindi c'è una questione di identità politica, c'è una questione legata al congresso del PD e c'è una questione se davvero poi se uno rinuncia e fa uno sforzo che può indurre anche una scissione, poi addirittura non dovesse essere competitivo e vincere. Quindi si mettono insieme tantissime questioni, insomma non vorrei essere nei panni del PD in questo momento. E invece Michela Murgia ci vorrebbe stare.